700 persone circa, lo reputano che il 60% possa andare via senza problemi, naturalmente quando maturano i requisiti, ma molti l'hanno già maturati, insomma. I numeri dei lavoratori interessati ai provvedimenti sull'amianto presentati dai sindacati nel corso dell'incontro con il presidente Burlando sono quelli che erano noti da tempo e prevedono soluzioni molto rapide per una parte, anche se restano ancora dubbi per un numero di lavoratori abbastanza consistente. E quindi si pensa che 400 possano uscire senza problemi a partire dalla fine del mese di marzo, quindi insomma, tempi molto ravvicinati. Naturalmente vanno via subito quelli che hanno i requisiti e poi via via quelli che li maturano nel tempo. È sorto un problema invece su circa 40% di queste posizioni, ho fatto una discussione con l'INPS. Abbiamo sempre interpretato il provvedimento nel senso che l'unica esclusiva sarebbe stata una sentenza negativa di carattere penale e non una sentenza negativa di carattere civile. Questa è la discussione che è nata. Dalla regione comunque è arrivato l'impegno a convocare un tavolo nazionale. Abbiamo chiamato l'INPS nazionale, in particolare il dottor Ottavi, che è stato a lungo qui come direttore regionale. Siamo rimasti d'accordo che l'INPS nazionale metterà su un incontro, penso la settimana prossima, presente anche l'INAIL, e ovviamente andrà alla Regione insieme al sindacato, all'avvocato, e speriamo che quella possa essere la sede in cui ci chiariamo alcuni aspetti che possono andare anche gli altri 300. Insomma.